Una squadra forte, siamo contenti perché è arrivato il risultato anche che ci serviva per fare un po' di perché dobbiamo recuperare un po' di terreno in classifica e quindi stasera veramente una bella prestazione, un grande pubblico, bella serata. È stata anche una bella partita in generale, soprattutto il primo tempo, poi magari il secondo tempo è stato un po' condizionato forse dal vantaggio. Fiorentina però insomma una partita che vi siete conquistati attraverso un gioco, dobbiamo essere sinceri, proprio piacevole da vedere sinceramente, e sono arrivati anche i gol delle due punte. Sì, abbiamo fatto prestazione, era quello che dovevamo fare, perché se non fai la prestazione contro il Milan è difficile fare i punti. Avevamo fatto anche delle buone prestazioni settimane scorse, la squadra la vedo in ripresa, penso che possiamo fare bene da qua alla fine e recuperare un po' di terreno che abbiamo perduto. Abbiamo visto passare il presidente qua vicino alla nostra postazione, vi ha detto qualcosa nel post partita, l'avete visto? No, ma ha fatto i complimenti a me e a tutti i ragazzi, perché stasera veramente è stata una Fiorentina aggressiva, abbiamo giocato bene tecnicamente, con un grande pubblico, una bellissima atmosfera che ci hanno fatto dare anche qualcosa in più di quello che avevamo, secondo me. Quando il pubblico è questo qua è tanta roba per noi. Era una serata anche speciale, no? Il ricordo del nostro capitano Davide, che anche tu naturalmente conoscevi, quindi un qualcosa in più anche a livello proprio di profondità, penso, no? Un po' di sentimenti. Sì, no, è stato un ricordo veramente commovente, perché tutto lo stadio si è unito, tifosi del Milan, Milan, Fiorentina, tutto lo stadio veramente mi ha fatto venire la pelle d'oca. Non dobbiamo dimenticarlo, Davide, perché era una persona con valori importanti e ha lasciato un grande vuoto, ma penso che stasera gli è stato dato un tributo fantastico perché era un ragazzo che meritava tanto e aveva tutti gli volevano bene. Infatti tutto lo stadio ha fatto un applauso fantastico. C'è naturalmente anche l'associazione capitanata dalla famiglia, che naturalmente si sta muovendo, naturalmente l'associazione Davide Astori per una delle buone cause, una buona causa naturalmente. Torniamo al campo anche in maniera più leggera, una Fiorentina che adesso penso già ai prossimi impegni, quindi poco tempo per esultare, anche se ci si gode giustamente la vittoria, ci sarà la Conference dove siete dentro alla grande e poi ci sarà naturalmente nuovo il campionato con la sfida in trasferta a Cremona, gara per gara direi. Sì, adesso dobbiamo giocare la Conference, importante recuperare un po' di energie, perché queste partite qua c'è tanto dispendio di energie mentali, fisiche, però la squadra la vedo in una buona condizione, penso che possiamo fare bene, abbiamo tre competizioni e dobbiamo lavorare forte, perché adesso arriva la parte più importante della stagione. Chiudo con l'ultimista un po' più personale su te, sei sempre chiaramente nel gioco della Fiorentina come pensatore, ma anche sotto porta sei andato vicino al gol, Magnan sotto certi aspetti impressionante, sia fuori porta che anche nella gestione del pallone fuori. Sì, Magnan è stato bravissimo. È stato bravissimo sulla conclusione mia, ma l'importante è creare situazioni, creare palle gol, poi i gol arriveranno. Se non si crea è un problema, se invece si crea così va bene. Grazie.